Sì, insomma, bisogna pagare i diritti alla Novotna. 15:40. Quaranta da 0:40. È fuori il passante di Gabriella. Quindi recupera uno dei due break di svantaggio, Jana Novotna, con la collaborazione della sua avversaria che le ha regalato due punti, due doppi falli. Sì, non è stato un bel momento questo per fare i due doppi falli, eh? Non è stato neanche un bel game. Attacco pentito di Gabriella che è scappata indietro, poi l'ha aiutata la Novotna sbagliando a sua volta con il rovescio. In sovrappressione una statistica direi abbastanza rilevante, Rino, l'83% di prime palle nel campo da parte della Novotna e solo il 30% dei punti, cioè 3 punti su 10 quando ha servito la prima, incredibile. Conviene servire la seconda. 15 pari. Non dico che una giocatrice debba arrivare alle medie di realizzazione sulla prima di servizio di certi giocatori che realizzano dall'80 al 90%. Beh, un Lendl in forma era 9 su 10 con la prima palla. Beh, c'è il festival del doppio fallo. Siamo a 5 per la Novotna. E 4 per la Sabatini. Poi nessuna delle due ha questa gran botta di servizio, soprattutto la Sabatini. Una volta, qualche volta riesce a mettere qualche bastonata, eh? Sì, sì, sì. Forse l'unica cosa è che c'è una preoccupazione da parte di chi serve di non farsi attaccare da chi risponde, ecco, questo è l'unico, può essere l'unico aspetto che un po' favorisce il doppio fallo. Questo può insegnare qualcosa. Beh, stavolta attaccato anche sulla riga però. Sì, sì. Ma è questa la strada. Attacca, mette a segno la volée di dritto e dal 3-0 siamo a 3-2. Quindi si ripete un po' la situazione di punteggio, si riproduce la situazione di punteggio che aveva caratterizzato il primo set, 3-0 Sabatini, poi 3-2, anche se adesso c'è un ordine dei servizi diverso. Cartelli per Gabriella Sabatini. A Roma ce ne sono di più però.
Chi vince incontra Arancia Sanchez in semifinale. Sanchez ha battuto Manuela Maleva per 7-6-6-4. Era l'ultimo match della Maleva, pare. Sì, almeno come c'era l'annuncio che fosse la prima prova del, sì, l'ultimo torneo della carriera. Peraltro io non riesco a capire perché, se decidi di ritirarti, perché vieni in Australia a giocare l'ultimo torneo? Stai a casa. Si va in vacanza. Non lo so. Io capisco se, sai, si gioca a Ginevra, si gioca a casa tua, si gioca a Sofia. Sì, certo. Ci sono dei motivi particolari. Ci sono altri motivi particolari. Ma non giocare il primo torneo dell'anno, venendo addirittura in Australia, e poi smettere, mi sembra che abbia poco senso. Beh, non so se sia un problema relativo ai contratti. Adesso devo fare una piccola indagine, poi ti saprò dire. La volée di rovescio di Gabriella, preso lei la rete, ha capito che la nuvolta le stava prendendo un po' il tempo. Scusate, 30-0. È buona. Gabriele ha lasciato questa palla pensando che finisse fuori, invece non è che fosse facilissima, era una palla che comunque era più difficile di quello che sembrava. Sì, non era proprio una palla comoda, forse per questo Gabriele ha scelto di lasciarla. Il rischio minore, no? In qualche modo. Trenta pari. Adesso un po' l'Argentina che non è tanto lucida, una palla lasciata in campo, adesso un dritto messo fuori non impossibile. No, questo è un errore gratuito proprio. Fusi. 40-30. Parità. Un momento di paralisi da parte di tutte e due le giocatrici. Beh, incredibile, no? Come giocatrici che sono le prime del mondo, anche loro ovviamente però soffrono di paura nei momenti delicati, non sono capaci a dominarsi. Quella che sembrava invulnerabile era Monica Seles, perché la stessa Graf invece ha fatto vedere momenti nei quali pativa moltissimo. È solo l'accoltellatore riuscito. Lì aveva un'arma, Un altro errore gratuito di Gabriela. Palla break. Palla del tre pari.
è buona. Gabriella pare, non pare troppo convinta. Sì, ma non ce la faceva più. Secondo me ha provato. Ed è tre pari dal 3-0 Sabatini con due break. Tre pari. Guardate, poi era una palla molto lenta, era un pallonetto, quindi il giudice di linea dovrebbe aver visto bene. Sì, poi il giudice di sedia non le può aver detto, non era chiaramente fuori, in ogni caso non c'era spazio tra la linea e la palla, no? Come dicono di solito. Poi probabilmente anche coperto il giudice di sedia. Non mi chiarisce molto il replay. Comunque, tre pari. Servizio una volta. Rimasta un po' troppo attaccata al terreno Gabriela, giocando il passante. Sì, ha perso un po' il campo, stava andando nella direzione opposta a quella della volée della Novotna, non è riuscita a recuperare il centro. Molto bello tecnicamente il gesto di rovescio di attacco della Novotna. Al di là dell'efficacia, è un gesto sicuramente molto bello, anche dal punto di vista estetico. Segno con il passante di dritto la Novotna, troppo corto l'attacco di Gabriela. 40-15. Un'altra partita questa qui, Rino. A cambio del campo si vede che hanno messo in campo una al posto della Novotna. E una al posto della Sabatini. Appunto. Accelerazione di rovescio in lungo linea sorprende la Novotna. Questo è un colpo classico nel repertorio di Gabriela Sabatini. Beh, è un colpo che riesce a fare con grande efficacia, perché la variazione tra il lungo linea e l'incrociato viene cercata solo con il polso, per cui l'avversario riesce a capire difficilmente dove tirerà. L'avversario, ovviamente. Ha giocato bene la Novotna, ha tenuto la palla lungo la riga costringendo Gabriela a una difficile volée, quindi dal 3-0 Sabatini, 4-3 Novotna. Sì.
secondo set. Ricordo che Gabriella Sabatini ha vinto il primo set per 6-3. Anna Manlikova è inquadrata con la camicetta tutta bianca al centro. Ci sono dei tifosi argentini. Era 6-3-3-0 e servizio Gabriella Sabatini, quasi pronta per la doccia. Adesso siamo, sembrava proprio time. E poi c'è la preoccupazione, se è vero che non stava tanto bene, c'è la preoccupazione che allungando la partita ridono un po' meno adesso i due secondi della Sabatini, sì. Con gli occhiali Dick Dell e col berrettino Carlos Kirmayr. Sì, è vero Rino, però bisogna dire anche che la Sabatini, diciamo che si è messa in questa situazione non perché abbia smesso di giocare, perché insomma ha fatto dei doppi falli, insomma voglio dire nel momento di chiudere il match diciamo ha ceduto un momento, quindi non credo che... Ecco, queste sono le immagini all'esterno, si vede che sta facendo buio ormai. Passante di dritto della Sabatini. 15 over. Tacco corto, quindi c'è lo spazio per tirare il passante. Un altro errore della Novotna, 40-0. È incredibile, cioè, ci sono tante facce della Novotna, è straordinario come riesca a giocare due game bene, poi in un game mette tre palle fuori di 4 metri. È vero che a fare l'allenatore una giocatrice così deve essere imbarazzante proprio. Risposta vincente della Novotna, 98 km l'ora il servizio della Sabatini. È una cosa incredibile. Quasi non arriva neanche di qua. Sì, ma è proprio questa qua, è una cosa che è comune a quasi tutte le donne. Io non riesco a capire perché, visto che è un colpo che si gioca da fermo, non si riesca ad ottenere un servizio decente, una seconda palla di servizio decente. La stessa cosa oggi per la Date, per altre giocatrici. La prodezza di Gabriella, perché non era cattivo l'attacco della Novotna, tant'è vero che Gabriele è stata costretta a giocare il passante di mezzo volo, però le riesce splendidamente. 4 pari. E aveva ancora preso la rete,
grazie a un servizio ancora lento della Sabatini. 102 km per ora. Sbaglia un passante di rovescio non proprio difficile la Novotna. 0-15. Ha optato per la soluzione di forza anziché cercare l'angolo. E con la palla bassa non è mai una cosa saggia. Sbaglia lo smash la Novotna, che non era riuscita a chiudere la volée. 0-30. E alla fine sbaglia la Novotna. Bello scambio comunque questa volta. La Furia. 0-40. Quando ci sono delle titubanze da parte della Novotna nel prendere la rete, poi si paga lo scotto. Sì, perché era stata lei a spingere di più nello scambio. Era lei ad avere il pallino in mano. Il comando delle operazioni. Cede il servizio a 0 Jana Novotna, Gabriella Sabatini conduce 5-4 nel secondo set, ha vinto il primo per 6-3 e servirà per il match dopo il cambio di campo. Doveva essere sulla carta una bella partita, onestamente non lo è tanto, cioè qualche bel colpo ovviamente l'abbiamo visto, ma nel complesso tutte e due potrebbero giocare meglio. Sì, secondo me hanno un po' paura tutte e due. Un po'. Io sono generoso. Un po' paura tutte e due, in effetti. Stanno commettendo errori che non sono soliti. Certamente sono interpreti di un tennis classico, fanno vedere anche sprazzi di bel gioco, però fanno un numero di errori troppo alto. Quindi bisogna vedere come si comporta il servizio Gabriella. Gabriella serve di un piano che fa paura. Serve di un piano che più piano non si può. Abbiamo visto servizi a 98 km all'ora, 102 all'ora. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Quiet, please. Gabriele Sabatini al servizio per il match, 6-3-5-4 in suo favore. Il passante, 110 all'ora il servizio, cannonball. E poi sulla prima subito a rete la sua avversaria, giustamente. Questo... Sì, come scelta era abbastanza giusta. Erano 106 km d'ora la prima che non è entrata e 97 la seconda. Malgrado questo riesce a sbagliare gli anni Novotna ed è 30-0. Che velocità vertiginose sono queste. Questa è una cosa davvero strana, cioè sicuramente lì c'è un problema di coordinazione scapolo-omerale, ma insomma
all'articolazione scapolomerale, certamente. Non posso pensare che non riesca a servire più forti i 97 all'ora la seconda palla. La volée di dritto di Gabriella Sabatini, 40-0, 3 match point. Thank you, ladies and gentlemen, quiet please. Sbaglia la risposta Jana Novotna, 1 ora e 26 minuti. Gabriella Sabatini per la quindicesima volta nella carriera si qualifica per la semifinale di una prova del Grand Slam, vince con il punteggio di 6-3, 6-4. Bene, io vi ricordo ancora il nostro appuntamento in diretta questa notte per i quarti di finale del singolare maschile all'1, vedremo Sampras contro Gustafsson e poi Jim Courier contro Ivanisevic, mentre alle 9.30 di domani mattina la nostra sessione serale è Thomas Muster contro Stefan Edberg. È tutto per questa volta, per questo appuntamento. Da Melbourne il più cordiale saluto di Rino Tommasi, Roberto Lombardi, naturalmente anche quello di Gianni Clerici e di Ubaldo Scanagatta. A questa notte.